Oggi parliamo di finanziamenti per la digitalizzazione. La digitalizzazione è un tema sempre più importante per quanto riguarda le piccole e medie imprese, tanto che il governo e gli enti locali, soprattutto nell'ultimo anno, hanno deciso di proporre sempre più incentivi e finanziamenti per tutte le aziende che decidono di intraprendere questo percorso. Esistono diverse tipologie di bando che vanno dagli incentivi a fondo perduto a incentivi economici come ad esempio il credito d'imposta. Possono essere valutati in base a quelle che sono le esigenze delle aziende e le loro caratteristiche strutturali. Gli ambiti previsti dagli incentivi della Regione Veneto sono ad esempio l'e-commerce, la prototipazione rapida, il digital marketing, tutti ambiti che rendono un'azienda competitiva all'interno del mercato nazionale e internazionale. Il personale del Digital Innovation Hub, in collaborazione con il servizio bandi di Confartigianato Imprese Vicenza, è costantemente aggiornato sui bandi in uscita e saprà guidare le aziende interessate verso il bando più adatto alle loro esigenze. Partecipare a un bando può essere molto complicato perché richiede l'inserimento di informazioni tecniche, la redazione di un progetto che può essere più o meno corposo in base al bando prescelto e anche il rispetto di scadenze che possono essere anche molto ravvicinate rispetto alla data di uscita del bando stesso. Solo quando la domanda di contributo verrà accettata l'azienda potrà iniziare ad affrontare le spese preventivate. Ma il lavoro non finisce qui. Infatti in sede di rendicontazione l'azienda dovrà presentare le prove delle spese sostenute come fatture contabili e un progetto che illustri i risultati ottenuti.